Guardi, io sono sicuro, sono certo solo di una cosa, che tutto ha bisogno, Terni, meno che di incomprensibili discussioni e diatribe politiche, che sono quelle che hanno investito il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale recentemente. Io credo che Terni è una città abituata a vivere in modo ciclico, fasi espansive, fasi di tenuta e fasi regressive anche molto importanti. In genere queste coincidono con le sorti dell'acciaieria, dell'asta, per ovvie ragioni dimensionali. Ma Terni ha avuto sempre una grande capacità, che è la capacità di reagire ed è per questo una città molto dinamica, molto viva, molto più di quello che si pensa. Ed è una città innovativa e anche abituata a competere molto più di altre città dell'Umbria. È chiaro che ci vuole una classe dirigente consapevole di questa necessità e di questo momento. Le discussioni che hanno attraversato in particolar modo il Partito Democratico sono apparse ai più incomprensibili e credo che abbia fatto molto bene il sindaco a fare chiarezza con un gesto che gli va a merito. È chiaro che adesso, coerentemente con quel gesto, il sindaco deve proseguire su quella strada, senza tentennamenti e senza elementi di debolezza, ma sono sicuro che così sarà. D'altronde è un ternano ed è profondamente consapevole delle difficoltà, del momento.